Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale con un nuovo video unboxing. Questo è un altro episodio di quella che ormai è diventata una rubrica costante nel canale, ovvero i pacchi di Sara. Infatti, ecco qui un altro pacco inviatomi da Sara Zulian, di cui vi metto come sempre qui sotto in descrizione e in sovrimpressione il nominativo di Sara e tutti i vari link per i suoi profili Instagram e Vinted. E Sara, per chi ancora non lo sapesse, è un'iscritta al canale che ogni tanto mi manda qualche pacco contenente dei set o delle carte in generale di Naruto Kaioh, una delle collezioni che sto facendo. Quindi, ragà, non perdiamo tanto tempo e andiamo subito a scoprire questo pacco, anche perché non sarà come quello dell'ultima volta, molto probabilmente, perché l'ultima volta aveva fatto un pacco spettacolare, ma io gliel'ho rovinato totalmente. Quindi ha detto che per questa volta ha fatto un pacco a prova di Peppe. Non so se sta cosa è una cosa positiva, non credo. E quindi scopriamolo insieme, dai. Ed eccomi qui con i soliti guanti e taglierino. Non so che cosa mi aspetti in questo pacco, quindi cercherò di non combinare gli stessi guai che ho combinato l'ultima volta. Quindi andiamo a togliere, esatto, immaginavo ci sarebbe stato un brown box. E qui Peppe Varca, quindi dovrebbe essere il mio. Sara ci teneva a farmelo, a precisarlo, via il brown box. Ok, intanto vediamo un attimino la scatola, bellissima, a parte il nome, fa un po' cacare. Collectibles. Bella, bella da morire con qualche qualche adesivo di Naruto. Ok, questo è nulla. Qui non c'è nient'altro. Ok, quindi cercherò di aprirla. Mannaggia, da questa parte, immagino. Secondo me alla fine andrò a distruggere anche questo, già lo so. Vede, eh? Non sono molto bravo ad aprire i pacchi. Per niente proprio. Ecco, sto già sfasciando tutto. Quindi apro anche questo, l'altro lato. Ho come l'impressione che non me li farà più usare i pacchi, quindi credo che si debba aprire anche questa parte. Un pochetto di scotch in più, sarei? No, eh? Mannaggia la miseria. Ok, vediamo un po'. Oh, che bello. Ecco, mi sa che non era così, però vabbè. Che figata. Ecco, ho rischiato tantissimo di rovinarlo, quindi. Allora, intanto mi ha preparato un box, guardate che spettacolo. Tutte le card, ovviamente, quelle di della rarità più infima. Bellissimo. Guardate che bello. E andiamo quindi a svuotarlo. Cura dell'imballaggio perfetta, grazie Sa. E qui troviamo i vari panetti. Se la postale ci sta ascoltando, sono solo carte, ognuna con un adesivo. Guardate, soliti imballaggi. Poi qui c'è un altro set, credo. Non ricordo se l'avevo preso 3 o 4 set. Adesso li andiamo a vedere insieme. Ho fatto qualche danno. Ecco, istruzioni. Fai aprire il pacco a qualcun altro. Scherzo, questo è indistruttibile. Eppure, sa, sono riuscito un pochetto a distruggerlo. Togliamo tutto da qui, giusto per farvi vedere meglio. Guardate che bello. Bello, da impazzire. E queste sono tutte carte, quindi bellissimo. Questo mi sa che me lo conservo. Per il momento lo metto via. Qui, via tutto. E andiamo a vedere qualche set. Quindi non ricordo assolutamente, come al solito, che cosa, quali set le avessi chiesto. Tante volte lei mi dice: guarda che ti mando questo, questo e quest'altro. Io dico: certo, come no? Non mi ricordo mai assolutamente quello che le ordino. Vediamo cosa c'è all'interno di questo panetto. Certo, sa che ho capito la sicurezza, eh? Dio buono.
Allora, ah, bellissime. Queste sono le TGR. Vi faccio una rapida carrellata, ragazzi. Sono tipo semi-trasparenti, molto fighe. Faccio una cosa veloce perché le card sono tante e non voglio tediarvi. Guardate che bella questa di Jiraiya. Queste sono una rarità particolare che ha tutti i personaggi cibi. E queste sono le TGR che sono, diciamo, lo step successivo rispetto alle TR che dovrebbero esserci, adesso che mi ricordo, dovrebbero essere anche in questo pacco. Quindi poi le andiamo a vedere. Bellissime comunque. Sono un po' particolari, diciamo, però devo dire che viste dal vivo sono carine lo stesso. I personaggi cibi possono... Guardate che bello, Madara. E i personaggi cibi possono essere, possono piacere come no, però diciamo che dai, vederle così con tutti i vari effetti è sempre molto figo, anche se non sono una rarità delle più belle, insomma. Guarda che bello anche Hashirama, delle più belle, dicevo, di queste Naruto Kaioh. Quindi primo set andato, andiamo a prendere questo un po' più corposo, un po' più ciccione. Da dove lo apro? Tappete, eh? Da qua. Ci provo. Allora. Madonna però, sa. Ok. Lo sfascio tutto. Guardate che ordine, che precisione che c'è sopra sto tavolo. Dopo devo registrare anche un altro video unboxing, quindi sto facendo proprio le cose come si deve, insomma. Oh. Un giorno, raga, fatemi sapere se quando arriva un pacco di Sara volete che lo faccia, lo posso anche unboxare in live. Sarebbe un'idea malvagia. Allora, queste invece sono le UR. Guardate quante sono, quindi le dividiamo un attimino. Queste sono bellissime, secondo me sono una delle rarità più belle, secondo me, di quelle, diciamo, medie, medio-basse. Guardate che belle queste coi ginciurici, con, in italiano mi sembra si chiamino circoteri, cosa del genere. Belle, belle da morire. Guardate, ognuno con ovviamente il suo bijou. Io, raga, i nomi confondo quelli giapponesi con quelli inglesi, con quelli italiani, quindi non fateci caso comunque. Belle, belle tanto le UR. Vado un po' più veloce, raga, perché sennò qui ci famo notte. Qualcuna ne sto saltando, ma è giusto per farvi rendere l'idea di quanto siano belle queste carte. Quindi poi fatemi sapere, vi dicevo prima di interrompermi, vi dicevo, fatemi sapere se magari un pacco di quelli di Sara volete che lo unboxi in live, perché potrebbe essere una cosa carina da fare. Non occupa, cioè non ci vuole tanto tempo, come vedete. Quindi potrebbe essere una cosa simpatica. Bellissima questa. Ok, queste erano la prima parte. Adesso la seconda è qui. Anche qui cerco di andare veloce. Bella. Molto bella. Oh, guarda dei Dara in questa forma particolare, che bello. Molto belle. Ed ecco qui, queste erano le UR. Dovrebbero essere anche ordinate per numero, se non mi sbaglio, conoscendo Sara. Quindi cerco di tenerle in questo modo. Poi andiamo con il terzo e penultimo pacchetto. Poi dalle prossime, raga, molto probabilmente saranno un po' meno le rarità, anche perché è ora di fare il video collezione. Quindi fatemi sapere. Fate che già ho avuto un riscontro da parte vostra, solo che io lo rimando sempre perché poi puntualmente Sara mi manda altre carte e quindi devo fare il primo video collezione, poi farò probabilmente degli aggiornamenti o qualcosa del genere sulle card di Naruto Kaioh. Qui cosa c'è? Vediamo un po'. Oh, belle. Le ZR, questa è un'altra rarità bellissima, secondo me, a parte che, vabbè, se state a sentire a me, raga, sono tutte belle.
Guardate anche queste che hanno dei colori particolari. Poi purtroppo dal video non rendono abbastanza, però sono veramente belle. Vedete, sullo sfondo ci sono poi tutti effetti dorati. Vederle dal vivo rispetto che dal video è proprio tutta un'altra cosa. Sono fenomenali. Qui vedete le forme bambino, diciamo, di ciascun personaggio, sullo sfondo invece la forma adulta con i vari riflessi dorati. Molto belle queste. Eppure queste, le ZR, sono una rarità non nemmeno troppo alta, anzi una tra le più basse, se non mi sbaglio. Che belle. Ed ecco qui, guardate che bella anche questa, con Itachi e Sasuke. Bene, anche le ZR sono andate, quindi a questo punto, Sara tranquilla, il chioppo che hai sentito non erano le carte, non farci caso. A questo punto queste dovrebbero essere le TR, se non mi sbaglio, quindi quelle che abbiamo visto all'inizio, per intenderci, però nella forma, diciamo, più base, se così vogliamo chiamarla, senza troppi effetti, insomma, quelle un po' più chill. Ed eccoli qui, infatti, queste sono le TR. Anche qui cibi di personaggi. Ne salterò qualcuna, ragazzi, giusto per farveli vedere un attimino velocemente, perché poi tanto facciamo il video collezione e le vediamo più nel dettaglio. Il video collezione probabilmente durerà un bel po', perché queste carte sono tante, raga. Quindi fatemi sapere se volete vederle più nel dettaglio, volete solo semplicemente che io sfogli i vari raccoglitori, perché sono più di uno. Guardate che bello anche questo Naruto Hokage, ma chibi. Ed eccole qui. Molto carine. Qui abbiamo anche Boruto e Sarada. Bene raga, questo è tutto, quindi ci vediamo di là per le considerazioni finali e i saluti. Ed eccoci qui ragazzi alla fine del video, non mi resta che ringraziare Sara per avermi dato la possibilità di aprire quest'ennesimo pacco, spero di non aver fatto danni stavolta, sa, e grazie perché mi sta aiutando tantissimo a espandere la mia collezione di carte di Naruto Kaioh. So che non sono nemmeno vicino alla conclusione della collezione, mi mancano i set più importanti e più costosi purtroppo, ma un passo alla volta, grazie a te, riuscivo a completarla. Detto questo ragazzi, fatemi sapere se volete altri video come questo, con i pacchi di Sara, che spero di non distruggere più, e fatemi sapere anche se volete il video collezione, che potrei preparare perché adesso il numero di carte è abbastanza buono. Sono ancora ben lontano dal concludere la collezione, però potrei fare degli aggiornamenti in seguito. Quindi ragazzi, fatemi sapere come sempre cosa ne pensate sia delle carte che del video, mettete mi piace al video appunto se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e ci vediamo come sempre a un prossimo appuntamento. Ciao ragazzi, a presto!